Altro che protezione civile, ma si mette. Un evento dal duplice obiettivo: celebrare la ricorrenza della fondazione del Cibi Club Mattei di Fano e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche di protezione civile. Sabato scorso, nell'area del Colma di Rosciano, sono stati festeggiati i 35 anni dell'associazione, dove vede protagonisti uomini e donne che dal 1986 hanno messo a disposizione il proprio tempo a sostegno delle comunità. 35 anni non sono pochi, ma non sono neanche tanti, è un bel traguardo, dove all'interno vede oggi componenti di radiocomunicazioni, cucina, logistica, segreteria, unità cinofile, soccorso in mare, in pratica tutte queste peculiarità che man mano sono cresciute all'interno della nostra associazione. Siamo oramai 110 volontari, quasi tutti attivi, e il nostro compito è quello di mettersi a disposizione qualora i vigili del fuoco, piuttosto che la polizia locale, piuttosto che i carabinieri o altri, hanno la necessità di più braccia, e questo il volontariato è chiamato a fare questo. Ma per fare questo bisogna che sia formato, bisogna che sia pronto, non si può improvvisare, quindi, e questo implica negli anni sempre formazione, formazione, esercitazione e formazione. Sul palco il presidente Saverio Olivi ha sottolineato l'importanza dei volontari e ha ripercorso la storia del Club Mattei, diventata nel corso degli anni fiore all'occhiello sia della città che a livello regionale e nazionale. Momento toccante della cerimonia, la consegna della medaglia d'oro dall'amministrazione comunale. La giornata è stata anche l'occasione per inaugurare i nuovi spazi dell'area formativa. Sono 600 metri di struttura che la Regione Marche ha messo a bando 2 anni fa e noi ce le siamo aggiudicate con un bando, quindi paghiamo un affitto annuale. E questa struttura, che è composta da un'aula da 160 posti, una da 50 posti, una da 60 posti e 8 uffici, l'abbiamo messa a disposizione di tutto il mondo della protezione civile, sia a livello nazionale, regionale, provinciale, locale. Qualora necessiti un'area per fare formazione, è a disposizione di tutti. Negli spazi verdi antistanti il centro ortofrutticolo erano presenti diversi stand delle forze di polizia e altre realtà che collaborano a stretto contatto con la protezione civile. Presenti anche le cariche religiose e civili, tra cui il nuovo prefetto Tommaso Ricciardi. Sapere che in caso di emergenze, di calamità e quant'altro, poter contare su persone che sotto il profilo formativo e professionale sono così preparate non può essere che una lieta sorpresa. 35 anni al servizio delle persone, dal terremoto alle alluvioni fino alle allerte meteo neve e non per ultimo l'evacuazione durante il rinvenimento dell'ordigno bellico in zona Sassonia a Fano ed infine l'emergenza sanitaria. Per me è un orgoglio, è una soddisfazione ed è il modo per dire grazie a nome di tutta la città a tutte le donne e gli uomini del Enrico Mattei, Associazione Club Enrico Mattei della Protezione Civile di Fano.